sport è il viatico per la lettura delle emozioni che porta a un messaggio poi interno, proprio a noi stessi, no? Risponde a una nostra esigenza di chiunque, anche chi sta dietro le sbarre, che come vedete ora stanno giocando a calcetto. Tutto questo è possibile chiaramente grazie a una sinergia di persone, di associazioni, privato, pubblico, cioè non ci sono limiti alla cooperazione. E colgo l'occasione per ringraziare chi rende possibile al meglio queste giornate, queste iniziative, come la De Matteis Agroalimentare, l'Istituto De Gruttola, nella fattispecie l'Istituto Alberghiero, che mette a disposizione i docenti per la preparazione del momento food, piuttosto che la pasticceria Incontro, realtà del territorio che non si sottraggono mai a dare una mano, a rendersi partecipi in questo contesto, che non è un contesto semplice, perché anche far entrare delle pizzette non è semplice qua, è tutto molto più complesso di quello che può apparire. Quindi la rieducazione è anche per un detenuto vedere che il mondo esterno non è insensibile, vede e osserva, non sono soli. Questo passa anche attraverso la generosità e l'apertura e la sensibilità della comunità esterna.